Matteo, ce la facciamo a scegliere un sindaco e a ripristinare la legalità ad Ostia e magari vincere le elezioni e governare, come diceva Bonini, dopo il disastro del centrodestra, gli anni necessari per dare quella visione che probabilmente è mancata? Il Partito Romano è fuori dalla palude? Nel libro io non ti ho trovato. però magari tu ti sei visto, e allora raccontaci un po', va? Sì, ce la facciamo, sì. Poi spiego anche perché. nel libro anch'io non mi sono trovato, però voglio parlare anche del libro prima, perché è chiaro che per chi come noi, in qualche modo, ognuno per il suo pezzettino, è stato un protagonista di questa vicenda, è chiaro che la lettura dei due libri, anche la visione del film, che tutto sommato diciamo è una sintesi parziale del primo libro, ma fatta molto bene, secondo me, molto efficace. È una lettura difficile, perché chiaramente ti senti non solo emotivamente, ma anche diciamo da qualunque altro punto di vista coinvolto in una lettura dolorosa. Io penso che su Burra, appunto parlo prima del primo, sia, se volete, l'atto d'accusa, l'ho detto quando mi capitò di commentare il film, l'atto di accusa più duro che si possa fare nei confronti del Partito Democratico, che in quel libro non c'è. Cioè, io ritengo molto più duro come atto di accusa nei nostri confronti su Burra del secondo libro, perché la lettura di su Burra, diciamo, dopo, come l'ho letto io, dopo Mafia Capitale, non quando uscì, è la dimostrazione che tutto sommato quello che stava accadendo nella città era facilmente leggibile con gli strumenti ordinari di un buon cronista e di una persona che conosce le vicende giudiziarie. Poi sicuramente avranno le loro fonti che li hanno aiutati, però la cosa che io l'ho detto dal primo giorno che sono diventato commissario di Roma, la cosa più grave non sono gli esponenti del Partito Democratico coinvolti nell'inchiesta, che speriamo, vedremo se sapranno dimostrare la loro estraneità ai fatti o se sono effettivamente colpevoli di ciò di cui vengono accusati, ma è che un sistema di quella natura, di quella pervasività, possa aver attecchito a Roma senza che nessuno di noi se ne fosse accorto, pur avendo tutti gli elementi necessari. Cioè, bastava unire i puntini, come nei giochi della settimana enigmistica, perché le vicende che raccontavano dell'infiltrazione mafiosa nella città erano nelle pagine di cronaca nera dei quotidiani romani, che noi evidentemente non leggevamo perché ci fermavamo alle pagine con i retroscena politici, e perché, che di solito arrivano prima e quindi poi ti fermi lì, semmai poi salti allo sport, perché c'era tutto. C'erano le esecuzioni in pieno centro a Roma. Io vivo in periferia, ma sono nato, cresciuto e ho iniziato a far politica a Prati, dove ci sono stati, mi pare, un paio di omicidi con gente sparata in mezzo alla strada la mattina. È successo in centro storico. Le notizie sullo sfruttamento della prostituzione, sul racket agli esercizi commerciali, sullo spaccio di stupefacenti, il modo in cui diversi quartieri, è vero che Ostia è un caso particolare, però la presenza di alcuni clan criminali in altre zone della città, penso tutta la parte est della città, era abbastanza nota e leggibile. Insomma, quello che stava accadendo si poteva comprendere, e noi non solo non l'abbiamo compreso, ma non avendolo compreso non abbiamo fatto assolutamente nulla per arginarlo e contrastarlo, assolutamente nulla, consapevolmente. Abbiamo fatto delle cose inconsapevolmente, perché molti di noi sono persone per bene e quindi, diciamo, più o meno inconsapevolmente magari hanno rotto dei meccanismi criminogeni o peggio criminali. Ecco, io credo che
Questa è la prima ragione su cui, la prima responsabilità su cui un partito come il nostro ha il dovere di interrogarsi, e penso che in qualche modo quello che abbiamo fatto in quest'anno di commissariamento, cercando di ripristinare una lettura di quello che era accaduto nella città. Guardate, voi lo ricorderete perché appunto con alcuni di voi, con molti di voi abbiamo fatto tante assemblee. All'inizio noi abbiamo fatto una grande fatica a far comprendere che la definizione mafia capitale era corretta, perché anche tra di noi c'era chi tentava di sminuire l'impianto dell'inchiesta dicendo vabbè, ma sono ladri di gallina, la mafia vera è un'altra cosa, mentre non è così. Perché c'era quella difficoltà a comprendere quello che stava accadendo nella città, anzi quello che era accaduto nella città, e anche a riconoscere appunto quella responsabilità di non averlo capito e di non aver visto che un partito come il nostro porta come segno, ancora come ferita ancora aperta. Naturalmente, per ricostruire una lettura di quello che è accaduto in questi anni, noi dobbiamo cercare anche di raccontare la verità su quello che è stato il ruolo del Partito Democratico in questa città, da quando c'è Marino, da prima di Marino, nelle giunte precedenti, alcune delle cose che ha posto Bonini sul modello Roma, che lui ha chiamato modello Bettini, ma insomma le due cose sostanzialmente coincidono, meritano una riflessione e cercherò di svolgerla. Io credo che insomma la storia, sicuramente noi abbiamo pagato la mancanza, lo diceva anche Alfonso adesso, di un progetto di cambiamento di questa città, cioè l'esaurirsi del modello Roma, che data secondo me già all'inizio della seconda consigliatura di Veltroni. Modello Roma, non lo so, io credo che il modello Roma fino al Veltroni 1 ha avuto ha prodotto grandi risultati in questa città, ha trasformato e modernizzato questa città. Noi ancora oggi stiamo inaugurando cose progettate da Tocci e Rutelli nella prima giunta Rutelli, che è stata la vera stagione di progettualità espressa dal centrosinistra in questa città, che appunto ancora di cui ancora in qualche modo beneficiamo. Veltroni è stato il sindaco dell'identità della città, del ruolo internazionale di Roma, di riconquista di diciamo appunto una se volete una dimensione anche più simbolica e più identitaria della città, che però nel momento in cui inizia il secondo mandato affievolisce quella capacità di immaginare un progetto utile, di cambiamento utile della città. Poi noi dovremmo riflettere come quel modello ha prodotto sindaci magari bravissimi che però nella fase finale del loro mandato hanno utilizzato il loro ruolo di sindaci per costruire un progetto che prescindeva dalla città, cioè per candidarsi alla guida del paese, e come questo ha lasciato la città in alcuni casi, anzi nei due casi, senza una prospettiva costruita. Poi dopo Rutelli ci inventammo Veltroni, dopo Veltroni è andata evidentemente diversamente, perché abbiamo, per non discutere l'esaurimento di quel modello, riprovato con Rutelli ed è finita come è finita, e chiusa quell'esperienza con la sconfitta di Rutelli, non abbiamo nemmeno in quel momento saputo costruire una riflessione tra di noi su appunto i grandi meriti storici di quel modello, ma sulle ragioni del suo esaurimento, della fine della capacità di quel modello di rappresentare un progetto di sviluppo credibile nella città che nel frattempo era cambiata. E quindi siamo arrivati alla stagione di governo di Alemanno con un Partito Democratico che sostanzialmente non ha fatto opposizione, non l'ha fatta in modo consociativo, e costruendo quel rapporto politico di dialogo e diciamo atteggiamento appunto non adeguato nell'opposizione ad Alemanno, ha consentito nel mondo di mezzo e nel mondo di sotto, inconsapevolmente in larga parte almeno spero, che accadesse quello che è accaduto nella città. Naturalmente anche il ruolo di Marino va, in questa vicenda va discusso sinceramente e con serietà, perché rispetto al libro io non ho mai considerato Marino un marziano, come è stato detto. Marino è uno straordinario professionista della politica,
che ha fatto il candidato alla segreteria nazionale del Partito Democratico, il capo di una corrente di minoranza del Partito Democratico dopo quell'esperienza. Me l'ha ricordato lui quando io facevo in questi mesi la polemica contro il partito che decideva tutto nei caminetti. Mi disse: sì, in effetti anch'io andavo a quei caminetti perché ero il capo della corrente Manino, poi ho smesso, ma ci stavo. È stato il candidato dell'establishment romano. Io non votai Marino alle primarie, sostenni David Sassoli, però anche l'idea che Marino vinse come contro il Partito Romano non era vera. È vero quello che ha detto, non fu neanche tanto, io c'ero perché stavo in segreteria con Bersani, non fu una scelta della segreteria nazionale, fu una scelta del gruppo dirigente romano benedetta dalla segreteria nazionale, ma la scelta fu fatta a Roma, non fu fatta nelle stanze del Nazareno, nella candidatura di Marino. E Marino in quelle primarie fu sostenuto sostanzialmente da tutto il gruppo dirigente storico del Partito Democratico Romano. Naturalmente Marino, diventato sindaco, diciamo, fa cose buone che tutti abbiamo sottolineato e rivendicato. Ci sono sicuramente dei buchi neri, perché anche qui non era un marziano, era un professionista della politica che ha deciso di costruire una stagione su alcune battaglie, su altre ne ha fatte un po' meno, appoggiandosi a pezzi di partito e non ad altri pezzi di partito. Cioè è uno che ha giocato molto, con una certa professionalità, anche nella dialettica interna del Partito Democratico di Roma. Dopodiché la debolezza di quel partito e la debolezza conseguente e complementare del sindaco ha fatto sì che, diciamo, alcune di quelle condizioni che avevano creato le infiltrazioni non sono state affrontate e risolte, e che noi, quando è scoppiata Mafia Capitale, diciamo, ci siamo trovati assolutamente spaesati di fronte a quello che era successo e che invece avremmo dovuto leggere prima. Io però vedo in quel momento una cesura, perché la reazione che noi abbiamo avuto di fronte alla, diciamo, a quella scoperta per noi dolorosa, io penso che noi possiamo a testa alta rivendicarla, perché intanto perché siamo gli unici ad averla avuta. Cioè, ci sono soggetti politici molto più coinvolti, e non solo, perché appunto poi Mafia Capitale, lo dirò dopo, è un tema che riguarda la politica, riguarda il mondo delle imprese, il mondo del lavoro, il mondo dell'informazione, è un tema che riguarda la città nel suo complesso. Noi siamo gli unici che hanno reagito e che hanno provato a mettere in campo un lavoro di pulizia e di rigenerazione, ma soprattutto che hanno capito che quel tema andava preso seriamente e andava affrontato nel tentativo di cambiare alcune cose davvero nella città. Cioè, io penso che in qualche modo il Partito Democratico oggi sia molto diverso da come viene raccontato, ovviamente, in un romanzo, ma anche nelle categorie, diciamo, con cui si sceglie di raccontarlo, perché è più, da un lato è più semplice, dall'altro è molto più complicato di così. È vero che il Partito Democratico è tante cose, però io penso che diciamo, chi sta seduto a questo tavolo, e che è vero che è eccentrico rispetto, adesso lasciamo stare Isabella, penso a me, a Esposito, rispetto a la storia del PD di questa città, nel senso, Esposito non ne fa parte, io facevo altro, però io sono un figlio del Partito Democratico di Roma, anzi del PC, PDS, DS, PD di questa città, e quindi porto un pezzo delle responsabilità che ho detto. Anch'io non mi sono occupato a sufficienza di questa città, non mi sono accorto, non ho capito quello che stava accadendo. Però credo che nel momento in cui, diciamo, è scoppiata Mafia Capitale, noi abbiamo messo in campo un lavoro difficile e doloroso. Siamo a Ostia, appunto, io rivendico quello che noi abbiamo fatto, che ha salvato dallo scioglimento per mafia il Comune di Roma, perché se noi non avessimo dimesso l'amministrazione Tassone, amministrazione del Partito Democratico, probabilmente quell'amministrazione si sarebbe portata dietro Roma nello scioglimento o per mafia. Nel momento in cui noi abbiamo fatto quella scelta, nel momento in cui ne abbiamo fatte altre, nel momento in cui abbiamo aperto dossier complicati come quelli delle municipalizzate e dell'ATAC, abbiamo fatto una scelta difficile,
larga parte solitaria, perché intorno a quelle scelte non c'era il consenso della comunità del Partito Democratico di Roma. Io ricordo sempre in questi giorni quando noi ci siamo visti nella sezione di Ostia Antica dopo le dimissioni di Tassone, un'assemblea in cui Esposito prese la parola per la relazione alle 20, io presi la parola per le conclusioni all'1:15 di notte, dopo 35 interventi largamente critici per la scelta che noi avevamo assunto, in cui spesso ci si chiedeva conto del perché avevamo fatto quella scelta che non veniva compresa e non veniva in qualche modo nemmeno accettata da una parte dei nostri amici e compagni di del partito di Ostia. E però noi abbiamo potuto assumere quelle scelte difficili e in larga parte solitarie, abbiamo potuto alzare il tiro del contrasto alla criminalità insieme al lavoro che ha fatto Sabella. Cioè, il caso Ostia è diventato un caso nazionale anche per il modo in cui noi lo abbiamo posto. Nel momento in cui siamo arrivati qua e abbiamo iniziato a fare quello che non si era mai fatto, cioè chiamare per nome, almeno che la politica e il Partito Democratico non aveva mai fatto, chiamare per nome i clan, lo abbiamo potuto fare perché c'era il consenso intorno a questa strategia di quel pezzo aggressivo e rottamatore del Partito Democratico. Cioè, lo dico per dire che mentre nel libro tutto sommato il politico buono è il senatore rottamato della vecchia guardia, io qua mi sento di dire e rivendicare anche come un merito di una generazione in qualche modo il fatto che nel momento in cui ci siamo resi conto di quello che era accaduto abbiamo iniziato a fare sul serio come mai si era fatto in questa città, almeno negli anni recenti, e che anch'io trovo incomprensibile che per 2 anni non si capisca cosa c'è a Ostia, perché io sono romano, la prima cosa che ho fatto è diventato commissario è mandare un subcommissario a Ostia e mandarci uno con le caratteristiche, la principale ragione per cui sono qui questa sera è perché ho letto su un volantino che Esposito faceva il moderatore, mi affascinava l'idea di volevo vedere com'era, e però ho scelto di mandare uno come Esposito qui che sta in commissione antimafia con le caratteristiche che ha, perché capivo che c'era un possibile problema. E noi attraverso alcuni passaggi complessi, perché non è che appena arrivati sapevamo tutto e abbiamo capito tutto, perché io per un periodo ho pensato che intorno a Tassone si potesse ricostruire un progetto di quel progetto di rinnovamento e soprattutto quel salto di intensità esatto nella battaglia per la legalità. Ci siamo presi 15 giorni che era anche un modo, perché noi non abbiamo gli strumenti che hanno gli investigatori e i magistrati, per sfidare Tassone su quel terreno e dire: noi vogliamo fare sul serio, ti mettiamo la super giunta della legalità, vediamo a questo punto è guerra. E abbiamo visto che gli tremavano le gambe, come autorevolmente detto il senatore Esposito a suo tempo, abbiamo capito che c'era un problema e abbiamo deciso di interrompere, arrivando per una volta nella vita prima della magistratura. E però appunto io mi chiedo, e l'ho chiesto tante volte senza ottenere risposta, come è stato possibile che dovessimo arrivare noi per accorgerci di quello che c'era qui? Come è stato possibile, e non attribuisco la responsabilità agli amici e compagni di Ostia, non attribuisco la responsabilità a chi ha governato la città e il Partito Romano per tanti anni, senza porsi il problema che forse questo territorio, come altri, aveva bisogno di un'attenzione particolare per comprendere quello che c'era. E quindi appunto rivendico che in qualche modo la linea di frattura, in questo caso vecchio-nuovo, ha prodotto, diciamo, un salto di qualità positivo nell'atteggiamento del Partito Democratico. Dopodiché questo non risolve il problema principale, cioè che oggi noi siamo ad affrontare un tentativo di rigenerazione della città che riguarda le sue classi dirigenti e non solo. Guardate, la cosa che a me fa più impressione tra tutte le inchieste non è l'inchiesta di Mafia Capitale, è l'inchiesta Vitruvio, che è impressionante quando tu leggi che il funzionario dell'amministrazione del municipio X prende 2 euro di tangente a pratica, 2 euro di tangente, cioè ti racconta di quanto tutto sommato il senso di quanto sia introiettato il principio dell'illegalità diffusa, perché dici: lo fai per la maxi tangente di 10 milioni di euro, poveretto, gli è partita la testa, 2 euro a pratica.
che purtroppo, cioè, non era un caso, perché poi in quell'inchiesta vedi la corruzione minuta che c'è in ogni ganglio della, in ogni ganglio no, per fortuna, però diciamo molto diffusa nell'amministrazione capitolina e non solo, cioè di come il mix di comportamenti e anche l'utilizzo di alcuni strumenti amministrativi ha prodotto, diciamo, la proliferazione di un meccanismo di legalità diffusa nella città, che è difficilissimo da affrontare, perché c'è prima di tutto un punto culturale, cioè che si è totalmente abbassata l'asticella del senso della legalità e dell'importanza del principio di legalità. Ora, noi abbiamo il dovere su questo di fare una riflessione sugli strumenti amministrativi. L'unico che l'ha fatta, devo dire a onor del vero, è nel suo ultimo libro Walter Tocci, che spiega come una cosa che anch'io mi sono trovato a discutere con lui ponendogliela, cioè di come alcuni strumenti amministrativi immaginati in quelle giunte di cui parlavo prima, che allora fu uno strumento di modernizzazione della città, però nel tempo sono diventati criminogeni, è un tema che amministrativamente va posto, cioè i punti verdi di qualità, l'utilizzo, cioè ci sono alcune cose che sono state l'esternalizzazione alle municipalizzate di funzioni Roma Metropolitana, insomma ce ne sono, ne potremmo discutere a lungo, che allora furono immaginati come strumenti di modernizzazione di una macchina amministrativa che non funzionava, e in parte hanno anche svolto una funzione positiva, però da un certo punto in poi hanno iniziato, appunto, sono divenuti criminogeni e quindi hanno consentito l'attecchire di un meccanismo corruttivo e delinquenziale come quello. E naturalmente questo, diciamo, comporta una riflessione che in parte immagino ha guidato l'opera di ridefinizione delle regole che Alfonso ha costruito, e in parte il lavoro che Stefano ha fatto sul codice degli appalti, che oggi, diciamo, può essere un'occasione di cambiamento radicale di quelle regole. Però c'è un tema più profondo, che è come noi si costruisce nella città un'alleanza tra quelli che vogliono in qualche modo combattere questo meccanismo, perché il tema di fondo che provavo a spiegare è che Mafia Capitale è un elemento, diciamo, che riguarda non solo la politica, ma che riguarda un pezzo importante delle classi dirigenti della città, e c'è una zona grigia importante, autorevolmente rappresentata in questa sala, che, diciamo, comporta che venga ritenuto normale, diciamo, avere rapporti con soggetti con cui non si devono avere rapporti, e in cui si chiudono gli occhi di fronte alle responsabilità di pezzi delle classi dirigenti della città non politiche, e penso a soggetti imprenditoriali, cioè il modo in cui un pezzo della politica, e non solo, ha chiuso gli occhi rispetto alle responsabilità che qui aveva il sistema dei balneari, che qui aveva chi dirigeva il porto, che chi aveva, insomma, un pezzo dell'economia di questo territorio e della città. Come si sono chiusi gli occhi intorno a un pezzo delle collusioni di pezzi di mondi del mondo dell'informazione con i poteri criminali di questa città. È un tema che deve interrogare tutti, e non solo la politica, perché la politica ha il dovere di fare pulizia a casa sua. Però ci sarebbe bisogno di una maggiore attenzione anche da tutto il resto, dei pezzi delle classi dirigenti della città, che io ancora non vedo, perché o noi scardiniamo i meccanismi che consentono la costruzione di questo modello, pezzo per pezzo, oppure non ne usciamo, perché non basta Sabella, non basta Esposito, non basta un sindaco più bravo del mondo che noi possiamo trovare, perché poi è difficile, e noi non possiamo scaricare su chi vive qua la responsabilità della soluzione del problema Ostia, perché poi chi vive qua, diciamo, vive la situazione di maggior difficoltà ed è più difficile, deve avere consapevolezza del problema, come dice Alfonso, ma deve essere aiutato ad avere gli strumenti per risolverlo, perché poi io salgo su una macchina, peraltro messa in sicurezza, e vengo portato a casa mia. Gli altri continuano a dormire qui, a vivere qua e a svolgere la loro vita qui tutti i giorni. Ed è molto più complicato, diciamo, rappresentare qui le battaglie che noi facciamo da Roma. Allora io credo che, insomma, se noi vogliamo affrontare fino in fondo come vogliamo fare questa situazione, abbiamo il dovere di non negarci le responsabilità che abbiamo, non negare la difficoltà
anche nel costruire le alleanze intorno a questa battaglia che troviamo. Guardate che quello che è successo in questo territorio, in cui alla fine Don Ciotti è diventato il cattivo e l'amico dei mafiosi, mentre gli amici dei mafiosi veri erano diventati quelli che denunciavano Don Ciotti, è il segno di come bisogna stare attenti, e lo dice uno che non ha particolari rapporti con Don Ciotti. Insomma, racconta di come noi anche qui, quando abbiamo provato a cercare a dire prima la legalità e poi le divisioni politiche, ci siamo voltati ed eravamo sempre solo noi, perché le altre forze politiche non hanno voluto neanche accettare questo terreno di incontro, che dovrebbe essere scontato e banale in una città come la nostra. E allora, insomma, sapendo che questo però è la complessità della battaglia che noi abbiamo di fronte, non ci deve venire il braccino, non dobbiamo avere paura di combatterla, abbiamo il tempo per agire su Ostia, perché non si vota il municipio, però abbiamo bisogno che non cali l'attenzione, perché io ho piena fiducia nel lavoro del prefetto Vulpiani, però al prefetto Vulpiani chiederò quello che avrei chiesto all'ex assessore Sabella. Cioè, sono felicissimo che si fanno i controlli dei vigili urbani negli stabilimenti balneari, però quelle concessioni vanno revocate e quel muro va battuto, e non è che ci si ferma, perché se no, come avrei chiesto conto, e Alfonso lo sa perché ne discutemmo, di quello che facevano Marino e Sabella, così lo chiederò al prefetto, al commissario prefettizio. Perché noi abbiamo iniziato una battaglia che è terminata per la fine dell'esperienza Marino, ma quella battaglia continuiamo a farla con gli strumenti della politica che abbiamo, cioè di sfidare tutti e di verificare puntualmente quello che accade e quello che succede. E se ci sono pressioni che arrivano su chi deve far rispettare quell'impianto e procedere con quelle operazioni, quelle pressioni vanno denunciate, come ci è capitato di fare, vanno esplicitate, perché quel percorso di legalità non deve fermarsi, ma non può essere l'unica cosa che avviene nel decimo municipio, perché non basta ripristinare la legalità se a fianco non c'è il disegno di un progetto di sviluppo per questo territorio. Io sono contentissimo che no, e sapete la battaglia che abbiamo fatto per chiudere la palestra degli Spada a Ostia Nuova, e faccio fatica, e comprendo le ragioni per cui c'è un pezzo della politica del territorio che invece si è schierato a difesa di quella realtà, che sono ragioni assai poco nobili. E però nel momento in cui si chiude quella palestra è chiaro che bisogna anche che lo Stato, le istituzioni e l'amministrazione costruiscano un progetto alternativo, portino i servizi, portino risorse, le mettano in sicurezza e facciano accadere le cose nel territorio, perché sennò diventa complicato. Perché noi non possiamo, dobbiamo fare la battaglia della legalità, ma dobbiamo anche disegnare un modello di sviluppo legale per questo territorio, che guarda al litorale, ma guarda all'entroterra che è abbandonato, guarda alle tante realtà che ci sono e che devono trovare appunto un progetto di sviluppo, perché sennò noi la perdiamo la battaglia. Allora io credo, e ho finito perché sono stato fin troppo lungo, che sicuramente, torno ai libri, che sicuramente libri come questi sono per noi l'occasione di guardare dentro alle nostre responsabilità e alla nostra storia, e anche di affrontare nel modo più esplicito una discussione difficile come quella che stiamo affrontando questa sera. Sono anche l'occasione per rivendicare quella discontinuità che abbiamo messo in campo e che ci consente oggi di immaginare un progetto di cambiamento, e sono soprattutto uno stimolo a non far venir meno la consapevolezza di questi problemi in un pezzo della società romana. Perché guardate, diciamo, la politica ha le sue responsabilità e, come ho detto, se le assume tutte, però noi abbiamo bisogno che gli intellettuali, gli scrittori, i giornalisti aiutino, come per fortuna molti fanno ma non tutti, diciamo, a tenere alti questi temi, perché poi c'è la fiammata su Ostia e poi Ostia sparisce, no? E invece grazie a chi questo lavoro e questo mestiere lo fa con passione, con convinzione e con competenza, noi riusciamo anche a tenere viva l'attenzione su temi, perché senza un'attenzione seria e vivace
pace dell'opinione pubblica, non riesce a imprimere quel cambio culturale che è la premessa per ogni processo di cambiamento politico.